stampa. Vi presento al tavolo della conferenza, alla parte della mia destra, e poi andiamo a scendere. Il sindaco non ha bisogno di una presentazione più importante di tutti. Quindi, alla destra abbiamo Peppe Kornic, che è un esperto velista, uno dei più bravi velisti siciliani e d'Italia. Da poco ha vinto la Nelson Brothers Challenge. Poi è tra l'altro organizzatore della regata, è comitato organizzatore. Poi abbiamo Francesco Pira, progetto di comunicazione, e dovremmo avere Pino Puttaia, che forse ci raggiungerà da tempo. Allora, velocemente, ma noi siamo con l'amministrazione naturalmente contenti e orgogliosi di presentarvi questo evento. Noi abbiamo fatto una riflessione, abbiamo detto che Licata è una città che appunto si deve risvegliare, si deve, come dice sempre, e con le peculiarità che ci sono a Licata, cioè le condizioni meteo, un paesaggio bellissimo, un porto turistico all'altezza della situazione, e con gli esempi che ci sono anche all'esterno, perché tutta Italia e tutto il mondo, tutti i paesi che sono affacciati sul mare, fanno del spot bellico un punto di forza per veicolare l'immagine, per promuovere il territorio, per promuovere i prodotti. Quindi abbiamo ritenuto che Licata debba avere questo spot della vela nella sua città. Quindi abbiamo organizzato un evento, la prima regata bellica a Licata. All'interno di questo evento, adesso da quello anche il sindaco, avremo anche un evento gastronomico coordinato dallo chef Pino Puttaia. Anche questo, secondo noi, è un'iniziativa importantissima che deve per forza essere iniziata in questa città per promuovere i nostri prodotti locali con, diciamo, anche un progetto dietro, no? Un progetto di qualità dei prodotti. E poi ci saranno eventi di intrattenimento e musicali. Io passo subito la parola al sindaco per i saluti, dopo il sindaco passerà per la forma. Saluto a tutti gli intervenuti, vi ringrazio. Un plauso va fatto a Massimo Licata d'Andrea, che ha illuminato l'amministrazione. Quando abbiamo iniziato a parlare di qual era lo spirito che ci animava, abbiamo condiviso la voglia e la volontà di dare qualche scossa al tessuto sociale, partendo da quello che realmente abbiamo. Massimo ha avuto l'idea della regata bellica. Vi devo dire che è stato tipo vincere una partita di calcio importante con la squadra del cuore. Abbiamo tutti avuto un momento di riflessione e di gioia, perché Massimo ci ha trasmesso nelle sue parole le cose più semplici e importanti: valorizzare il mare, valorizzare la grande risorsa che il mare può comportare per Licata e ha comportato negli anni, e lo strumento della vela, che ha tantissimi appassionati, che attira tantissima gente dove si svolge la vela e dove si possa praticare vela con le infrastrutture adeguate. Siamo riusciti quindi a far partire l'idea, e adesso è il merito di tutti coloro che hanno aderito a questa idea iniziale, se è diventata una realtà. Quindi il merito è di tutti quelli che hanno partecipato, chi sta qui nel tavolo con me, ma anche chi non è seduto, cioè chi sta dall'altra parte, anche tra di voi, che ha collaborato in maniera spontanea, in maniera con gioia, con piacere. Gli elementi che stiamo cercando di mettere insieme sono elementi molto semplici, ma sono elementi che possono solo lievitare e crescere, e credere nelle potenzialità di questo territorio, credere nelle potenzialità di questo territorio con l'unica grande risorsa che abbiamo: le risorse umane, le intelligenze, le capacità, le professionalità. Perché se noi riusciamo a dare una vetrina adeguata alle nostre professionalità, Pino, prego, accomodati, alle nostre professionalità che esistono a Licata, e riusciamo a rendere quello che loro meritano, noi facciamo cosa utilissima a tutto il territorio, perché riusciamo a fare sinergie che creano ottime condizioni economiche. Cioè, noi possiamo dare una svegliata al nostro territorio
nel momento in cui riusciamo a fare rete, ogni capacità, ogni energia, ogni intelligenza, ogni iniziativa che riesce ad attivarsi in scambio positivo con le altre intelligenze e energie esistenti sul territorio possono fare sistema, e dal sistema possiamo avere vantaggi economici e sociali tutti. Sino a quando noi non riusciremo a trasmettere l'uno all'altro la capacità e la determinazione di fare sistema, l'ICATA non avrà futuro. Allora, questo è un messaggio di speranza, è un messaggio che volere e potere, ci crediamo. Crediamo che si possa fare qualcosa di grande all'ICATA, e quindi quando noi abbiamo la possibilità di avere tra di noi una realtà importante della vela a livello nazionale e internazionale, come il nostro gran amico che è qui presente, che ci crede, viene, investe, ci mette la sua faccia, crede che l'ICATA sia una potenzialità inespressa che invece va sostenuta e portata avanti, allora noi riteniamo che dobbiamo valorizzare quello che abbiamo. Il porto turistico di ICATA, Marina Cara del Sole, per noi è una grande opportunità. Dobbiamo creare la sinergia tra il territorio, tutto, i nostri ristoratori, i nostri albergatori, i nostri artigiani, i nostri imprenditori e il territorio devono diventare una cosa unica, con l'amministrazione comunale che deve fare servizio a tutto il territorio. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto, che ogni giorno che passa diventa sempre più realtà. Contunzum alla futura dietro l'angolo, ho una bella realtà per l'ICATA. Dipende da noi. Ognuno di voi è chiamato a dare una mano e a contribuire, a aiutare Contunzum alla futura dietro l'angolo e a dare magari l'idea che all'ICATA ci sono intelligenze inespresse che vanno valorizzate. Perché le intelligenze che all'ICATA esistono, ritengo che debbano tra di loro dialogare, debbono tra di loro condividere, debbono tra di loro avere un atteggiamento di umiltà, con la consapevolezza che ascoltando le altre intelligenze tutti abbiamo qualcosa da apprendere. Non c'è gente arrivata e gente che deve partire, ci sono diverse esperienze di vita e anche professionali che, interfacciandosi tra di loro, avranno sempre qualcosa di positivo da trasmettersi. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno già collaborato e andranno a collaborare. Sapete come si svolgerà la manifestazione, poi negli elementi tecnici chi c'è chi lo farà meglio di me, ma da parte mia una sola parola: grazie, grazie, grazie per tutto quello che avete fatto e per tutto quello che andrete a fare. A tutti un grazie a nome della città dedicata. Grazie. Allora, giusto per finire l'aspetto legato all'etica e poi passare all'elemento gastronomico, passiamo alla parola a Peppe Forni, ci deciderà due cosine insomma sulla regata che sembra organizzare all'Icata. Buongiorno a tutti, intanto voglio ringraziare l'amministrazione, le persone del sindaco e l'amico Massimo Licata che ci hanno tirato dentro in questa organizzazione in un tempo ristretto. Veramente abbiamo iniziato il 20 di agosto, per cui queste regate qui si organizzano almeno con un anno di anticipo, per cui stiamo facendo un grosso lavoro, ma devo dire che il grosso lo sta facendo l'amministrazione con tantissimo entusiasmo. Davvero non ci aspettavamo, abituati a fare regate, ad organizzare regate in altri posti dove l'amministrazione spesso è latitante, non ci lascia nemmeno il palco per fare la pianificazione. Devo dire che qui c'è una sensibilità in questo aspetto molto molto forte, e di questo vi ringrazio, per cui ci stiamo impegnando moltissimo anche noi per far riuscire la manifestazione al top di quello che sarà. La zona è una zona molto adatto per questo tipo di iniziative, che si presta tantissimo e poi in forte espansione. Abbiamo già
delle idee per il futuro che magari le parlerò poi in seguito con collegamenti di collegate per la Pedusa, per Malta, cose che possono portare un lustro a tutta la zona. Niente, le ragazze si svolgeranno il venerdì, sabato e domenica, e saranno sia regate a bastone, quindi sulle boe, nonché una regata costiera che permetterà sia alla gente che viene da tutta Italia, perché c'è gente che viene proprio da tutta parte d'Italia, di vedere e di fruire di queste belle coste che avete qua in questa zona stupenda. Poi al marina avremo la possibilità di sfruttare la zona per poter fare le premiazioni, credo che ci sarà da divertirsi per tutti, per cui vi auguriamo di divertirvi e di darci la massima, come dire, supporto per poter migliorare e utilizzare per il futuro questa manifestazione. Grazie. Grazie Peppe. Io vorrei far parlare Pino Puttale, a cui abbiamo chiesto il contributo e lui in maniera, diciamo così, umile e di cuore ce l'ha dato. Qualche cosa sulla manifestazione non è astronomica. Salve a tutti. Allora, mi è stato chiesto per questo evento di una collaborazione dove io mi sono un po' messo da parte, cioè dove magari dietro le quinte faccio la parte un po', voglio dire, organizzativa. L'idea è stata quella di portare un qualcosa che ha a che fare con la memoria del maestro Angelo La Ruia, e dove io mi ricordo fin da piccolo dove mangiavamo un arancino. Allora dovevo decidere se quando avevo mille lire la domenica dovevo decidere, perché il cinema costava, non so, 100 lire, e dovevo decidere se dovevo mangiarmi l'arancino o comprarmi la pizza e o bermi l'aranciata o l'acqua minerale. Allora, ecco, questo desiderio mi è venuto. Lo sono sempre portato addosso, e quando sono ritornato all'Italia ho visto dopo 20 anni che l'arancino non era più la stessa, per cui nel tempo si è impoverita, e allora ho pensato di visto che il maestro La Ruia faceva anche, oltre la pasticceria faceva anche il salato, ho pensato di valorizzare di nuovo questo arancino e portarlo al massimo splendore utilizzato i maestri pasticceri. Per cui in questa manifestazione, per la prima edizione, ci sarà l'arancino di riso, e poi nelle altre edizioni che verranno, ecco, faremo poi il pezzo duro, il profittero e via dicendo. Ecco, e allora il mio contributo è quello di aver fatto un piccolo disciplinare dove faremo questo protocollo di qualità, dove sperando che la regina diventerà più buona e sarà più apprezzata anche fuori dalle case. Io ho finito. Allora, noi ringraziamo tantissimo, veramente ci ha dato quel quid in più per valorizzare questa manifestazione enogastronomica, sono sicuro che sarà un successo. Ci è venuto a trovare il Giovanni della Geraci, al quale chiediamo di dare un saluto, perché è una parte importante di questa manifestazione. Questa manifestazione non si sarebbe potuta fare se non ci fosse stata la disponibilità, peraltro gratuita, con la massima volontà della proprietà Geraci. Quindi un saluto. Io vi ringrazio per l'invito, per l'opportunità che mi offrite. Sono qui in veste di sostituto dell'anima del porto e dell'aspetto gestionale del porto, che sta ogni giorno di più diventando un po' l'occhiello della nautica siciliana, che è mio figlio, il quale si giustifica e mi chiede scusa per non essere lui presente, perché è impegnato in altri contatti in questo momento a Milano. E sono lieto dell'attenzione che viene data dall'amministrazione comunale nuova, molto positiva e molto propositiva, la quale, attenzione,
questa realtà nautica che è importante non solo per Ricarda ma per l'intera provincia di Agrigento, addirittura per la costa meridionale della Sicilia, e il momento di incontro con le recate veliche sarà un'ulteriore dimostrazione dell'importanza che come motore di sviluppo potrà avere questa realtà nell'economia generale di tutti. Grazie dell'invito. Sì, io devo dire che forse ormai aspettateci lo dici che è un pezzo forte della conferenza stampa. Una cosa a cui tengo particolarmente, abbiamo cercato di lavorare con un gruppo come gruppo di volontari a un minimo di progetto di comunicazione rispetto a quelle che erano anche le scarse somme a disposizione per fare qualunque tipo di attività. Devo dire che questo gruppo di lavoro, che tra l'altro è formato dall'ufficio stampa del comune, da Ugo De Marco che ha lavorato per l'aspetto social network, ad altre persone come Luca Castrutturani, altre persone ci hanno aiutato a ragionare su quello che poteva essere utile per far conoscere questa manifestazione, ha già dato i suoi frutti. Continuo a ricevere telefonate da amici da varie parti della Sicilia che vogliono venire in quei giorni per venire a vedere le regate, ma anche per capire che cosa succede. Altri che invece sono interessati all'aspetto culinario e quindi alle prelibatezze di Pino Puttana. Ci tengo a dire una cosa che per me è molto importante, perché ho chiesto all'assessore proprio di inserirla nel programma, e devo dire sia l'assessore Sierzino che l'assessore Riccardo Andrea che quello della pubblica istruzione Giussi Marotta hanno assolutamente sposato l'idea. Quello di un incontro che faremo sabato 28 al liceo Linares con i rappresentanti di tutte le scuole superiori della città, con Cino Licci e Pino Puttana, per spiegare appunto quanto il mare può essere importante, ma quanto il territorio può essere importante, quando lo spirito di un luogo può servire per far crescere tantissimo l'economia del territorio. Quindi questa è anche l'idea che noi ci siamo fatti, cioè quello di non chiudere all'aspetto delle regate, all'aspetto non gastronomico, la manifestazione, ma di spiegare ai giovani che questa città ha un passato, un presente e che sicuramente il futuro dipende anche da queste cose che si stanno mettendo insieme. Devo dire che sono molto emozionato perché la precedente esperienza di comunicazione sulla Vela era il Vela Show di Viareggio e credo che, come ha detto giustamente Fabrici prima, forse le manifestazioni già consolidate, l'entusiasmo e la passione non giocano lo stesso effetto che poi possono giocare per decennio. Quindi mi auguro che questo sia il numero zero di tante edizioni di questa manifestazione, che possa valorizzare il carico, il supporto turistico, la sua costa e tutto quello che è importante. Quindi credo che a questo punto, se riusciamo a collegarci con Gino Ricci e la... Io nel frattempo che si compone il numero, naturalmente volevo ringraziare tutti gli sponsor di questa manifestazione che si sono uniti a noi per far sì che si realizzasse. Volevo ringraziare il comandante del porto, poi lo ringrazieremo dopo, che ci dà la possibilità. Sì, certo. Cino Ricci? Sì, buongiorno. Salve Cino Ricci, sono l'assessore di Ricarda del Comune di Ricarda. Siamo qui in conferenza stampa e vi rinnovo intanto il mio saluto che ieri già hanno anticipato e il nostro affetto per andare da qua quanto prima. Senta, lei è in collegamento telefonico con noi, già era stato avvertito e quindi è ascoltato anche dai giornalisti in sala e da tutti i componenti del tavolo della conferenza. Volevo intanto farle dare un saluto da parte del sindaco di Ricarda, che non ha avuto modo di salutarlo mentre io l'ho fatto, e poi se lei è d'accordo le faremo fare qualche domanda da qualche giornalista che avrebbe il piacere di rivolgere qualche domanda. Io la ringrazio molto, anzi non vedo l'ora di essere tra di voi e di vedere specialmente il sindaco. Va bene, passo il sindaco. Aspetto queste domande, che però devono essere poche perché non è che ci siete benissimo. Va bene, già sono state avvertite. Passo il sindaco per il saluto. Prego. No,
Buongiorno Angelo Balsa, sindaco di Licata. Buongiorno. Come sta? Tutto bene? Ah, buongiorno sindaco, benissimo. Sì, guarda, noi confidiamo tantissimo nella sua capacità di attrarre le persone a Licata. Perché dicono che lei piace moltissimo sia alle signore sia ai signori. E quindi deve fare. Pronto? Sì, mi dicono che praticamente lei ha quell'immagine di lupo di mare che attira tantissimo, è vero? Ma io spero che sia così. Una volta lui era, poi il tempo passa e non so più che sia ancora così. E noi continuiamo tantissimo. Allora, in maniera molto simpatica, io le porto il saluto di tutta la città di Licata, di tutti i giornalisti qui presenti, e l'aspettiamo con grande piacere a Licata, in modo che lei possa gustare la nostra gastronomia, che è rinomata e conosciuta non solamente in Italia ma nel mondo, per i nostri ottimi prodotti che abbiamo sul territorio, e poi per farle provare la nostra costa, il nostro mare, e farle vedere in persona il bellissimo porto turistico che a Licata è stato realizzato da ottima imprenditoria e che noi stiamo lavorando tantissimo affinché si affermi nel settore specifico della vela. E quindi puntiamo tantissimo sulla sua presenza. La ringrazio molto e spero di esservi già da venerdì giornata e di passare con voi questi tre giorni apprezzando quello che mi permetta, conosco già perché la costa siciliana del sud la conosco bene, così come il campo dove sono passato quando. Ah, benissimo, benissimo. E noi la porteremo pure una mattina nelle scuole, perché per noi lei è un modello, è un esempio da indicare ai ragazzi. Con la determinazione, la volontà, la forza e l'impegno, non c'è nulla che non si possa realizzare nella vita. E siccome lei è un esempio sportivo estremamente positivo, abbiamo organizzato il giorno 28 mattina, il sabato, un incontro nel liceo classico di Licata, in modo che i ragazzi possano vederla di persona e confrontarsi con lei positivamente. Spero che questo le faccia piacere. Sì, assolutamente. Nelle scuole sono già andato molte volte e spero di avere evitato un risultato positivo anche con i ragazzi che devono uscire dalle scuole da andare. Sì. Allora, ci sono i giornalisti che le vogliono rivolgere delle domande. Prego. Sì, dovresti venire qui. Allora, lei non la può vedere, le passo una giornalista che è anche una bellissima ragazza. Quindi si precipita a Licata in modo che lei così faccia godere anche l'occhio. La saluto, grazie, la ringrazio a nome della città. Grazie. Salve, buongiorno, sono Gabriella Mazzardo di YesNews.it. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io le volevo fare una domanda tecnica, cioè quali sono le difficoltà, le peculiarità, quindi le difficoltà tecniche della costa licatese rispetto ad altre coste? Ma bisogna conoscere le difficoltà tecniche per la gente che fa professionalmente il mestiere di far delegare, che ce ne sono tante, anche perché prima di andare da qualche posto sconosciuto ci si informa e poi per noi i mari sono tutti uguali, ci sono i venti, i campi più o meno e le correnti, però non è che cambi tanto nel confronto di altre coste. Sì, la costa sud ha delle trappole perché ci sono moltissime correnti, perché è influenzata dallo stretto di Sicilia e bisogna praticamente conoscerla. Va bene, grazie mille, grazie. Prego, prego. Ricci, buongiorno, sono Miglio, Miglio Veterano Santo, buongiorno. Lei ha detto poco fa che conosce molto molto bene le coste siciliane.
siciliane. La domanda è la seguente: le promesse di questa isola nei confronti di questo sport, quale ritiene meglio opportuno? Ci stiamo organizzando noi o ci state pensando voi? Grazie. No, ci state organizzando voi, perché ci sono degli esempi, prima di tutto Palermo, che è sempre stato, diciamo, un posto dove la vela era legata, è stata sempre principe, e poi Trapani, Marsala, Siracusa, Catania, voi adesso che comincerete perché avete Maria, e poi tanti posti che sono sviluppati negli ultimi 5-10 anni, per cui siete voi che vi preparate e con delle vostre iniziative cominciate e prendete piede su un'attività che a livello nazionale sta magari più avanti di voi 20 anni fa, ma oggi siete arrivati. Grazie, la ringrazio, però preciso una cosa: che il porto di Licata, è stato detto e lo ripeto anch'io, diventerà uno dei più importanti d'Europa e perché no anche di qualche fettina del mondo. La ringrazio, Vinci, buongiorno. Allora, Cino Vinci, io sono l'assessore di Novo Licata, mi sente? Prego. Sì, allora io non le faccio perdere altro tempo, qua la salutiamo tutti, la saluta la città di Licata, come ha detto il sindaco, la aspettiamo praticamente il 26, lei ce la farà venire il 26 per la cerimonia d'apertura, per l'apertura del villaggio, regata? Sì. Si dovrà avere... Sì. Adesso non ho gli orari, ma io entro venerdì sarò in lavoro. Benissimo. Allora, rinnovo il saluto da parte di tutti i giornalisti presenti, il tavolo della conferenza è la città naturalmente dedicata, ci vediamo dal 26 in poi qui a Licata. Va bene, grazie mille. Buona giornata. Saluto a tutti. Buona giornata. L'applauso è per te, Lorenzo. Grazie mille. Arrivederci. Sì, il giovane Reggiano ci chiede di dire qualche altra cosa e poi chiudiamo la conferenza. Intanto rinnovo sempre questo ringraziamento al comune e all'amministrazione tutta per il coinvolgimento diretto del porto turistico nelle attività che loro stanno programmando per, diciamo così, la rinascita socio-economica della città di Licata. Ed è un fatto estremamente positivo. Da parte nostra, fin dal giorno della inaugurazione del porto, il non lontano 11 maggio del 2011, si è sempre cercato di programmare e realizzare tante iniziative coinvolgenti anche per il territorio, da concerti a eventi sportivi, a sponsorizzazione di gare di golf, a raduni di auto storiche, a eventi gastronomici e di vario tipo. Da soli abbiamo cercato di fare tutto quello che è stato possibile per coinvolgere la città. In occasione di questa manifestazione, la prima sportiva nella città di Levanza, che si riterrà lì dove noi saremo più ospiti della manifestazione, abbiamo anche pensato di abbinare un evento culturale attraverso due mostre di pittura di due pittori, uno misseno, proprio di Caltanissetta, Antonio Chiarello, che già in anteprima ha esposto i suoi quadri al caffè letterario che è all'interno del porto, un altro di Toraldo, un pittore pugliese che è molto legato nelle sue realizzazioni proprio al mondo della vela. Queste due mostre saranno nello Yachting Club e in un altro locale del Marina e che guarda proprio il mare ed è proprio il posto ideale per poter ammirare questo congiungimento di arte territoriale, tradizionale e anche l'arte del mare. Queste sono due eventi che noi già abbiamo pianificato, stiamo organizzando
l'inaugurazione di queste due mostre di pittura sarà in contemporanea con l'apertura dell'evento sportivo il giorno 26. Grazie sempre e buon lavoro per tutti. Allora, io vorrei chiudere, perché abbiamo passato il tempo, faccio solo due ringraziamenti. Innanzitutto un ringraziamento a Bella Procopo che ci sta aiutando moltissimo in questa cosa, e ringrazio tutta la squadra degli assessori che, se anche non sono seduti qua, si sono messi e stanno lavorando tutta l'impazzata. Giuseppe Lauria, Ugo De Marco che è stato citato, Salvo Daddeo che ha curato la parte musicale, Giuseppe Consignore che ha aiutato anche per la parte enogastronomica, Aldo Profeta che ci ha dato una mano, e un po'. Ce ne sono tanti altri, poi magari faremo una lista più dettagliata. Quindi a Luca a tutti. Allora, arrivederci al 26, vi aspettiamo alla cerimonia d'apertura, anche se non sono a casa mia, però posso? Vi invito a bordo turistico per fare la casa del sole. Grazie. Sì, l'ha detto Stampa, grazie tanto. L'ha detto Stampa, che è stato importantissimo, Franco Marello, ha preparato una cartella per tutti i giornalisti, dove c'è il programma dettagliato della manifestazione, il curriculum di Gino Ricci e il curriculum di Pino Puntaia, quindi così se volete poi utilizzarlo per fare i vostri pezzi. Arrivederci a tutti e a tutti.